Beh, che sono quasi morto, quindi cerchiamo di non morire. Sono anche le canne da raccogliere, poi le raccoglieremo. Tu voglio finire un attimo quello. Ok, come 30 video voglio finire quel coso del dungeon, finire un attimo la casa, fino prima dei 30 video. E poi che ne so, boh, vedremo. Ok. Tu. Dov'è? Eccolo qui. Bom. Poi magari fare qualche speciale dove uccidiamo il Wither e l'Ender Dragon. Però fuori serie, quindi speciali. Oddio. Quasi ucciso. Tanto ormai quando avrò finito i 30 episodi io sarò. Come dire. Avrò la casa finita. Avrò il dungeon per l'esperienza, quindi in teoria io non dovrei avere più problemi, no? Dovrei essere pronto per affrontare i boss, tranne per le pozioni che non avendole. Allora, o ci mettiamo d'accordo, o tu muori, o no. Quindi vedremo di fare anche una saltatina nel un salto nel Nether prima di finire il video. Ok. Oddio! Spavento! Invece il sito web relativo alla mod è messo a un casino perché tutti i CSS si sono buggati, quindi forse uscirà più tardi. Vabbè, quello non sono io quello che ci sta lavorando, però vabbè. Lì c'è un ragno e boom, lì c'è un limone arancione, lol. Scherzo ovviamente, allora facciamo così, da da da, 16, 5, boom. Fuori c'è brutto tempo, GG. C'è un po' di legno. Facciamo questo. Boh. Ora abbiamo 16 di quei robi. Prendiamo l'acqua. E ce ne possiamo letteralmente andare. Direi di prendermi sti sapling. E di piantarli. Ok. Dopo aver pubblicato comunque la versione 3 di questa mod lavorerò per un po' al server, a un server che vorrei pubblicare e dopodiché quando uscirà la 1.8 aggiornerò la mod della 1.8 e poi ogni tanto ci lavorerò perché poi quando uscirà la 1.8 di MCP sarà, scommetto, o settembre iniziato oppure settembre inoltrato, quindi non è che posso stare tutto il giorno a lavorare alla mod, quindi oddio, mo crepo. Quindi avendo altri impegni dopo non posso più fare più di tanto. Gli update sì, forse verranno fuori, però verranno fuori molto a rilento. Se quello non mi uccidesse sarebbe il top. Bene. Io lo voglio uccidere, raga. Non so il motivo, ma lo voglio uccidere quello là. Mi sta antipatico in modo power, quindi ora tu muori o muori, come dice il detto. Sfida tra archi. Uno. E vince con un colpo. Vabbè, perché l'avevo già colpito prima. Ovviamente. Poi vabbè, Sandy Nard spawna un casino di gente, però. GG. Facciamo così. Allora, dov'è? Eccolo qui. Piantiamo qua. Facciamo così. Mettiamo via questo, questo, questo. Mettiamo via il ferro. Di certo mi porto via 37 di ferro. Giusto 9 ne porto. Poi dovrebbero aver aggiornato. No, non ha aggiornato un Kaiser. Perché c'è un. Vabbè, poi vedremo. Mi ha fregato il tool. Ah no, vabbè. Ci sono anche dei piccoli iron stand. Cioè dei piccoli stand dove puoi fare la tua skin in miniatura. E gli puoi dare gli oggetti, compreso l'armatura, la tua testa, una vera figata, raga. Ok. Lì c'è quella montagna epica, però vabbè. Lì ci sono le mie vacche, però non c'ho il grano da dargli, quindi vedremo. Quasi quasi ci farei un attimo un giro per vedere se sono vive o morte. Quindi andiamo a controllare.
E là ci siete? Sì, 1, 2, 3, 4, 5, guardate, però non avete il grano, quindi non potete fare niente. Bene, bene. Tanto vi vorrei dire che vorrei cercare un server Tawny, perché ho voglia di giocare nel Tawny. Bah, fa brodo. Oddio, sono caschette. Sono un pirla, no, non sono un pirla, perché sono venuto giù giusto. Devo solo trovare la zona dove che... Trovare questo posto, stavo dicendo. Allora, dobbiamo lavorare un attimo, fare un tunnel che mi porti qui gli zombie. Ok, faremo così, una roba di questo tipo. Ok. Innanzitutto devo andare lì e devo mettere le torce per evitare che spawnano. Perché proprio, raga, se no poi mi incasinano il tutto. Cerchiamo di non cadere, quella là ci riesce. Sono un mago, queste cose. Quella là. Perfetto. Ora non dovrebbero più spawnare. Allora, mi devo fare una sorgente di acqua qui, perché mi serve. Infinita, quindi facciamo così. Poi direi di prendere un attimo quest'acqua. E di invertire il flusso. Quindi invece che i mob andare per di qua. Adios zombie. Dovranno andare per di qua. Ok. Questo punto però mi serve. Devo andare su. Mi serve uno scalino. Quindi andiamo a prendere uno scalino. Cioè le devo prendere. Devo craftare. Scalino, scalino. Eccolo qui. 3, 6. Ok. Poi ci armiamo di questo e di secchi. Poi facciamo così, facciamo un buco. Mettiamo acqua. 1, 2, perfetto. Poi facciamo così. Faccio così un corno. Aspettate. Facciamo così. Boom. Qua spacchiamo. E li facciamo in questa maniera, ok. Teoria, gli zombie passano, vengono di qui. Ci passano, no, così non ci passano per niente. Facciamo così, così. Allora, in teoria loro arrivano, vengono qui, poi dovrebbero iniziare a salire. Magicamente, ok, ferro, me lo piglio. Pietra rossa serve sempre, però adesso non mi serve, ovviamente. Torce, torce, ormai ho finita, quindi piglio sto carbone, facciamo, ok. E voilà. Allora, stavamo dicendo, ok, gli zombie, dicevamo, vengono per di qui. Mo' devo collegare con quell'altra zona. Cavolo, stavo quel bug, mi poteva servire. Ok, ci siamo, possiamo andare per di qui. Ok, perfetto. Siamo all'altezza giusta, la cosa però non mi piace. Siamo a questa altezza, quindi abbiamo... Allora, io volevo in questo modo, quindi facciamo così. Qua chiudiamo. O lo facciamo a questa altezza, però... non mi ispira. Che volevo giocarmela in un modo diverso, cioè giostrarmela. Cioè, come volete voi usarla, utilizzarla, e... Blind Channel. Facciamo così, così, così. Boom. Facciamo... Allora, adesso alziamo il tutto di due cose, due blocchi, due eccetera eccetera. In questo modo facciamo così. Così. Eccoli. Allora, mo facciamo in questa maniera. Facciamo che qui passa. Qui no. Sarà un po' un casino, mo. Allora, tiriamo via quest'acqua. Andiamo su di tot. Andiamo su così. Mi sa che non basta perché dovrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vabbè, può bastare, dai, diciamo. Facciamo così. Boom. Ora, mettiamo il cobblestone. Facciamo così. In questa maniera. Allora, in questo modo gli zombie dovrebbero arrivare qui, in base all'acqua. Tutto
punto, se tutti i calcoli sono esatti, dobbiamo arrivare qui. Arrivati qui, si potrebbe fare cose di questo tipo, vedete? Quindi gli zombie arrivano qui. Noi facciamo così. Cioè, vabbè, avete capito, no? Facciamo così, mettiamo un coso qui. Quindi in teoria non succede niente, perché dobbiamo mettere un attimo più avanti. Quindi mettiamo il cartello qui, spacchiamo questo. Guardate, nuova animazione. Qui rompiamo il tutto. Numero 7, vai col cartello. In questo modo gli zombie arrivano qui. Come faremo? Si potrebbe fare... Lei è un casino, raga. Lei è proprio un casino. Si potrebbe fare che... Allora, loro arrivano qui. Boh. Visto che sono stupidi, si potrebbe fare in questa maniera. Però mi tocca abbassare il tutto. E questo non ci avevo pensato. Vabbè, poi vedremo. Allora, facciamo così. Loro dovrebbero arrivare. Vanno qua. Boom. E cadono qui. Cadendo qui. Allora, qui li potrei uccidere. Arrivano qui. Mi serve il dropper. Allora, facciamo due casse. Facciamo un'altra. Quindi abbiamo tre. Con cosa facciamo un dropper? Due li mettiamo. Allora facciamo in questo modo. Qui arrivano gli zombie. Qui li uccido ovviamente. Qui sta il blocco. Qui sta una cassa. Qui sta il dropper. Oppla là. In questo modo mettendo un cubo viene il succhiato e lo troviamo qui. Qui però non si può aprire perché c'è la cobblestone. Quindi mi serve la slab. Oppure come si chiamano lì le... Non le staccionate. Le scale. In questo modo io vengo qui, li uccido e la cosa me la trovo qui dentro. Però questo non mi piace granché, quindi facciamo metà solo. Magari facciamo così. Tanto per non avere il tutto incasinato, facciamo così. Mettiamo una scala qui. Ok, non si nota quasi neanche, vabbè. Forse è meglio un'altra slab invece che una scala, quindi facciamo così. Bene, a posto. In questo modo gli zombie arrivano, vengono qui, io li posso tranquillamente killare. Ok, però la cosa non mi basta. Adesso mi servirebbe un pistone che li blocca là, in modo che se gli dico non venite più qui, non vengano. Quindi mi serve della redstone, ovviamente. Va a finire che comunque io non ce l'avrò. E me ne servono due praticamente, raga. No, me ne serve uno. O due. Vabbè, comunque mi serve la redstone innanzitutto, quindi dobbiamo ritornare su come sempre. Poi, allora, intanto penso un attimo a come fare il coso, quindi vediamo allora. Serve un pistone normale che chiuda il flusso d'acqua, cioè non proprio chiuda, metta, sposta un blocco. In questo modo, se io gli dico agli zombie di non venire, non vengano. Poi mi serve un dispenser, come si fa un dispenser? E mi serve un altro pistone e un dispenser. Bene, quindi devo fare due pistoni, un dispenser, poi mi serve un secchio di lava, quindi non so se ce l'abbia o no. Finalmente le posso dormire. Fa in fretta però.